Buongiorno, oggi per me è martedì. Di 12 dovrebbe essere. E ho fatto già tantissime cose, sono le 9:20 circa. E ho già fatto un po' di cose. Devo togliere quella ragnatela lassù. Non so se l'avete mai notata, c'è da tanto, eh. Ogni volta che pulisco casa me la dimentico perché è lassù e non ci penso. E ho pulito la terrazza di qua che era piena di rimasugli di legna, segatura, c'era di tutto, foglie secche. Ho pulito il terrazzo, quindi ho sistemato. Poi tra un po' comprerò anche i fiori, per forza. Però aspetto verso giugno perché secondo me adesso è ancora un po' presto qui da noi. C'è chi li ha già messi, ma per me è presto. Poi ho dato una pulita qua al poggiolo, ma niente di che. Sapete anche che in poggiolo avevo il secchio col mocio. Ecco, l'ho appena lavato perché era pieno di polline e lo terrò in casa. Non so perché avevo preso il vizio di tenerlo fuori. Santa Madonna, che infarto sto cavolo di campanello. Mi tocca lasciarvi. Chiudo il bagno perché c'è odore di detersivo, sto pulendo il bagno. Eccomi, qua si era rotta anche la mascherina prima. Di nuovo, io sono un disastro con queste mascherine. Sono un po' bruciata dalla luce. Comunque, fatto tutto, sistemato. È il giorno dopo. Mi sono accorta durante il montaggio del video che non vi avevo detto niente. In sostanza, era arrivato il tecnico per fare il lavoro dell'antenna della TV perché non vedevamo la TV. Adesso funziona perfettamente. Ve lo dico perché così riuscite a capire il discorso dopo questa clip. Ho appena pulito il pavimento, ho disinfettato con l'alcol stavolta e niente, ha sistemato. C'era una scatola rotta, bruciata, un affare. Allora, adesso vediamo di nuovo la TV dopo una vita, un secolo e mezzo. Comunque, c'era una roba bruciata proprio su di sopra. Sto aspettando che si asciughi il pavimento. Non ho capito perché non cambia la luce automaticamente. È proprio ora di cambiare oggetto, è ora di cambiare oggetto tecnologico per fare i video. Ma non mi è ancora arrivata la macchina fotografica, non è neanche ancora stata spedita, tra l'altro, perché è tutto rallentato. Poi non ho preso su Amazon, per cui ci sta un po' la roba. Comunque, abbiamo solo da cambiare i fili perché sono. Quello di là è troppo corto, questo qua è troppo lungo, quindi abbiamo solo da cambiare i fili in realtà. Poi il resto è a posto. Sì, arrivo amore, aspetta che si asciughi. C'è Pepe disperato. Nell'altra stanza, sono stati chiusi tantissimo di là, poretti. Ma amore è ancora bagnato. Aspetta, che guardo. Sì, è asciutto, poretto. Sì, dai, è asciutto. Ne ho approfittato, ho pulito un po' casa, no? Anche perché siamo andati avanti e indietro con le scarpe da fuori, quindi ho preferito pulire. Ma buon, per il resto, poi io non sapevo, un ragazzo è allergico ai gatti, al pelo dei gatti, ma io non lo sapevo. Se me l'avesse detto l'altra volta, questa volta avrei pulito, no? Avrei tolto tutto il pelo dei gatti. Chiaramente dove ci sono gatti. Puoi pulire quanto vuoi, ma il pelo c'è lo stesso. Madonna, è proprio da imbiancare il soffitto, eh. Cioè il soffitto, le pareti. È tutto da imbiancare. Fa impressione. Comunque niente, tutto a posto. La legna che abbiamo fatto, l'albero che abbiamo tagliato, tutto ok. Avevo un po' d'ansia, ma in realtà è andato bene così, insomma. E la legna ce la possiamo fare, quindi la metteremo qua fuori. Ah, ecco, c'ho ancora una roba da buttare. Questo. Perché mi ha lasciato, siccome c'è il forno davanti alla presa della TV, dell'antenna, non è riuscito a fare il lavoro, quindi a rimettere questo affare qua. Quindi mi ha lasciato tutto un po' provvisorio intanto. Perché il forno non possiamo spostarlo, chiaramente. A parte che pesa, però c'è il rischio che si spacchi spostandolo. Quindi io ho detto lascia così com'è, lascia i fili così, non fare niente. Comunque, oggi non ho neanche provato la febbre,
perché mi sono alzata, ho fatto subito colazione, ho fatto tutto subito perché dovevano arrivare proprietaria e tecnico, e quindi non ho neanche fatto la misurazione della febbre. E tra l'altro mi sono ricordata adesso che stavo pulendo il bagno, l'ho impiantato lì, non ho più finito, quindi devo ancora finire di pulire il bagno. Oggi sono rimbambita abbastanza. Chiudo tutto intanto. C'è un bel sole, però mi sa che peggiorerà pomeriggio. Bebe, vieni. Dai. Bravo. Sono tornata a casa. È mezzogiorno qualcosa. E mi perdo talmente tanto via che sto con la mascherina anche in casa. Anche prima sono rimasta una vita con la mascherina. Cioè mi perdo proprio. Sì, sento di averla su, però mi... non dico che io sia abituata, però... sì e no, insomma, dai. E... niente. Adesso quando è? Dovremmo fare anche legna, allora. C'è qualcuno. Di nuovo il campanello. Qua non si vive più oggi. Oggi suona sempre il campanello. Grazie. Amazon. Stiamo così? Ecco. Oggi ho veramente sono stata tantissimo con la porta aperta. Non c'è corrente d'aria. Perché ho aperto anche di là. Amazon. Vediamo insieme che cosa. No, vorrei farvi gli haul separati. Ah, ok. Guardate cosa è arrivato. Oddio. Guardate cos'è arrivato, probiotico ProLife. Prendo questo perché, beh, in farmacia costa 16,90 euro, su Amazon 6 euro qualcosa, perché anche le vitamine B, questo qua, e quindi ho smesso il multivitaminico e prendo solo questo e l'antibiotico, chiaramente. Se non prendessi questo, l'antibiotico mi avrebbe già uccisa. Come minimo, lo sapete che io, il mio intestino è molto delicato. E qui c'è un qualcosa di molto più grande. Non è la macchina fotografica, ma è tutto il resto. Allora, qua dovrebbero esserci le batterie. Allora, queste sono le pellicole in vetro, dovrebbero essere, se non sbaglio, non mi ricordo se ho preso il pacco da 2 o da 6. Poi qui c'è il manfrotto, ok, quindi questo, che è molto molto più stabile rispetto a quello che ho io. E qui dovrebbero esserci le batterie con il caricabatterie, sì, c'è il cavetto USB e qui c'è l'aggeggino dove si attaccano le tre batterie. Ok, sì. E tre batterie, ok, ci siamo, bene. Ok, è arrivato quello che serve per la macchina fotografica, manca il pezzo più importante praticamente. Sto facendo la raccolta delle... ecco, spacca tutto già. La raccolta della roba qua. Questo. Fermila. Questo. Più memory card e microfono. Questi non vanno qua. Però li lascio qua al momento. Ciao Pippo! È perché ha suonato il campanello, lui ha il terrore. Vado a lavare le mani. E Peppe? Ah! Pareva a me, vero? Ciao Panna, buongiorno! Oggi hanno mangiato presto, per cui adesso hanno parecchia fame. E questo che cos'è? Guarda che c'è un insetto. Bubi, guarda. No, non mi interessa. Vabbè, dobbiamo ancora sistemare quell'orto maledetto. Oh, che bello. Bello avere tutto il panorama adesso, senza i rami, è veramente molto bello. Mi piace questa cosa. Comunque lì c'è già un rametto con le foglioline. E niente, gli uccellini hanno finito la pappa, qui ce n'è ancora un po',
Però lì l'hanno finita, devo togliere la retina perché è vuota. Completamente vuota. Devo lavare i tappeti. C'è un ragno, che brutto che è. Quello lì lo vedete? Oh, che brutto quel ragno. Sembra un granchio. Che brutto che è. Si è tutto richiuso. Sembra un granchio. Oh mamma, si è mosso. No, mi fa impressione. Che brutto. Comunque sì, devo ancora lavare quei tappeti maledetti. È che uno è facile da lavare, l'altro ci vuole olio di gomito. E quindi sono ancora qua che aspetto di lavarli. E niente, dai, preparo la tavola. Cioè, festeggiamo perché possiamo finalmente utilizzare il telecomando per cambiare i canali. Wow. Vi dico wow perché veramente sarà stato un anno e mezzo. Non so neanch'io. Cielo, si vede anche cielo. No, Pepe, no, no, no. Uccellino. Pepe, non puoi prendere le rondini. Perché loro arrivano qua, vanno qua sotto. Guardate lì, quello sporco lì, quel bianco che vedete, sono le rondini che fanno tutto sto casino. Ste maledette. Va bene. Dove ero rimasta? Insomma, si vede finalmente la TV. Wow! Di nuovo. Devo decidere cosa fare di questa scatola. L'ho rispostata. Non so che cosa farci. Va bene, preparo la tavola perché credo sia abbastanza tardi. Mezzogiorno e 27, sì. E preparo la tavola, insomma. E basta. Ci riaggiorneremo, credo, dopo. Non so cosa farò, ma semmai ci riaggiorniamo.